politica speciale medicina, altra edizione. Ospite nel nostro studio il professor Agostino Messineo, che è un docente dell'Università di Tor Vergata. Questa sera parliamo di alimenti, parliamo dell'igiene degli alimenti, parliamo di nutrizione. Ecco, professor Messineo, qual è la situazione degli alimenti che noi troviamo, ad esempio, ai mercati, ai supermercati, oppure comunque sia, compriamo nel negozio vicino casa? Possiamo stare tranquilli, siamo sicuri che le date sono quelle giuste, magari non qualcuno dice che le cambiano durante la notte e via di questo genere? Scusi se sono un po' maligno. No, no, allora, noi abbiamo un sistema che come comunità europea dobbiamo rispettare, certo. È una normativa europea, questa normativa impone l'autocontrollo alle aziende che producono e trasformano alimenti. L'autocontrollo è un sistema per cui queste aziende devono farsi carico di un controllo costante della roba, della merce in entrata, degli alimenti in entrata e in uscita. Parliamo di alimenti preconfezionati che poi vanno... Certo, insomma, gli alimenti devono essere controllati dalle stesse ditte che le producono e questo controllo in genere viene fatto. Certo, viene fatto, come dire, in alcuni casi un po' meglio e in alcuni casi un po' superficialmente, però l'autocontrollo in generale funziona, possiamo dire che funziona, e c'è un sistema anche di controllo dell'autocontrollo, perché poi ci sono le ASL, ci sono altre istituzioni che fanno il controllo. In probabilmente anche, no? Diciamo che la rete di controllo è fatta da molti organi di vigilanza. Questo è un problema, ma è anche una cosa positiva. Quindi il fatto che ci siano molti organi di vigilanza significa che qualcuno può non essere d'accordo con gli altri. Però magari però qualcuno vigila nelle parti dove gli altri non vedono. Quindi è un bene, ma è anche un aspetto negativo. In realtà l'organo di vigilanza, molti paesi ce l'hanno univoco, cioè uno organo di vigilanza, certo, per dare una certezza agli utenti. Noi abbiamo, ma non solo negli alimenti, anche in medicina del lavoro abbiamo 13 organi di vigilanza, quindi l'Organizzazione Internazionale del Lavoro disse che, per esempio, per la vigilanza sulla sicurezza del lavoro, l'organo di vigilanza doveva essere unico. Noi ne abbiamo fatti 13 di organi di vigilanza. E questa è una particolarità dell'Italia. No? Parlavamo di alimenti preconfezionati, alimenti fatti da grosse società, ma la frutta che noi troviamo al mercato, non ci potrebbero essere pesticidi? Allora, la Regione Lazio fa delle campagne e fa dei controlli a campione su tutti questi alimenti e noi facciamo un controllo di determinate situazioni, determinati mercati. Può sfuggire forse qualche caso, ma in genere vengono abbastanza controllati. Qualora si riscontrasse a un'analisi fatta da un organo ufficiale che c'è una situazione abnorme, si attiva un sistema di tutela particolare, per cui c'è, anzitutto è rintracciabile il produttore. E poi noi facciamo scattare un sistema che si chiama di allerta, per cui avvertiamo tutti che c'è un prodotto che è anomalo e viene ritirato dal mercato. Per cui è un sistema che nella comunità europea funziona. Certo, al di fuori della comunità europea questo sistema non c'è. Quando ci arriva l'alimento da un paese extraeuropeo, questo alimento magari non è controllato, entra nella comunità europea, entra in Italia, facciamo il controllo, troviamo che l'alimento è alterato, noi facciamo un'allerta e diciamo a tutti i paesi: guardate che questo alimento non va bene. Questo sistema è un sistema che funziona. Noi, se guardiamo, il Ministero della Sanità ha fatto centinaia di allerte per prodotti che arrivavano e dalla comunità e da fuori, che erano alterati. E quindi noi li abbiamo tolti immediatamente dal mercato. Le aziende le tolgono, sono obbligate a toglierli dal mercato e noi controlliamo che vanno tolti dal mercato, che siano tolti dal mercato. Quindi questo sistema è un sistema che funziona. Certo, può accadere sempre la cosa particolare, può arrivare la merce, l'alimento dal Bangladesh o da qualche mercato. Anni fa che c'era, ci furono dei pesci? I pesci sono arrivano dalla Thailandia, i pesci spesso sono contaminati perché il pangasio, un pesce particolare che viene coltivato nel Mekong e che spesso ha delle tossine, assorbe delle tossine del fiume.
e quindi se non è soggetto... Io non ho mai sentito dire, mi dia del pangasio, come si chiama? È frequentissimo il pangasio, si usa molto, nei supermercati ci sono i filetti pangasio perché costano poco e poi è un pesce particolare, è neutro come sapore, prende, è molto utilizzato dai cuochi per fare una serie di piatti, però il pangasio è un pesce che solitamente viene coltivato in acque che non sono sempre sicure, per cui può avere dei problemi, come possono avere i problemi i pesci di grossa taglia, ma non tanto in Italia, ci sono dei paesi, uno va a fare la vacanza in un paese tropicale e la sera va a mangiare, non il pangasio, un altro pesce, pesci grossi che mangiano i pesci piccoli si mangiano delle alghe tossiche e uno ritorna paralizzato. Si chiama la ciguatera, è un'intossicazione abbastanza conosciuta nei paesi tropicali, a Cuba, nelle zone, diciamo, nei paradisi tropicali, perché i pesci grossi che mangiano i pesci di laguna si prendono delle alghe, magnificano, si dice, la tossicità delle alghe, e poi uno si va a mangiare un pesce che grosso, a trancia, e poi rimane intossicato, è intossicato anche in modo serio. Allora c'è una precauzione per la quale, per esempio, quando si va in questi paradisi tropicali, cercare di evitare zone dove si sa che ci sono pesci diciamo, che possono portare la ciguatera, oppure comunque evitare pesci che pesino oltre un chilo. Professore, è meglio il pesce surgelato o il pesce fresco? Mi spiego. Si dice che il pesce surgelato venga surgelato al momento stesso in cui viene pescato, no? Certo, viene, viene eviscerato, come si dice, testa, coda, e quindi viene surgelato. Quindi ci sono certe garanzie. Il pesce fresco invece talvolta, qualcuno dice, potrebbe essere soggetto ad una cattiva conservazione, magari per farlo durare di più. Quindi secondo lei è meglio... Beh, ma dipende, anche lì c'è l'autocontrollo. E cioè io devo sapere da dove è pescato, come è conservato e quando è stato pescato. Te lo dico, non ho preso il pesca, questo certo. È allora, Orbitello, se, certo, oppure, se il pesce, se io vado, Italia, il problema qual è? Di allevamento e così il via. Problema qual è? La ricciola, per esempio, non può essere di allevamento, per dire, no? Ma se io vedo un camioncino, come mi è capitato di vedere a Roma, che porta dei pesci di origine sconosciuta, e da quanto stanno lì non si sa, e stanno al caldo di Roma a 40 gradi l'estate, e vende questi pesci senza nemmeno il ghiaccio, io qualche dubbio di conservabilità del pesce me lo pongo, anche se poi lo vende a 2 lire. Allora il problema è che spesso questi rischi ce li corriamo noi, perché una persona che va nel posto sicuro dove è garantita, dove c'è il cartellino di origine e dove ha una serie di garanzie anche che fanno l'HACCP, questo problema non lo corre, e nel pesce fresco e nel pesce surgelato. Se poi noi ci esponiamo a una serie di rischi, magari talvolta si fa per risparmiare, possiamo avere delle spiacevoli sorprese. Sistema di controlli, prima lei accennava che ci sono molti organismi che effettuano dei controlli, quindi diciamo il consumatore, che poi l'utente finale, può stare abbastanza tranquillo, che comunque sia, se va in posti, ecco, non parliamo del carretto abbandonato sotto il sole con i pesci, ma parliamo di supermercati, parliamo di negozi normali, parliamo di mercati anche, no? Allora, il problema dei controlli è un problema molto complesso. Problema complesso perché, ripeto, sono tanti gli organi che fanno i controlli. Noi abbiamo in genere i controlli fatti dalle ASL. Per la maggior parte i controlli sono fatti dalle ASL e dai servizi veterinari. Poi c'è anche il NAS, ci sta anche come la Capitaneria di Porto, oggi si chiama Guardia Costiera. Ci stanno il Corpo Forestale dello Stato che fa dei controlli da parte loro, quindi ci sono vari organi. Però la maggior parte dei controlli vengono fatti dalle ASL e dai servizi veterinari del Servizio Sanitario Nazionale. Tuttavia, quelli che sono più eclatanti e che noi percepiamo di più, effettivamente sono i controlli fatti dai militari, perché hanno un impatto anche mediatico, un po' più, certo. Mediatico molto importante. Se noi andiamo a vedere Google, andiamo a vedere controlli alimentari, vediamo tutti i militari, non vediamo le ASL. Però ecco, il consumatore deve sapere che le ASL ci sono, che i controlli li fanno, spesso sono poco visibili. Voglio dire, ci sono anche delle criticità in questi controlli, perché le ASL sono un po' a corto di denaro e quindi qualche controllo incomincia a perdere di tenuta. Per esempio nel Lazio abbiamo qualche criticità su questo, però fanno un lavoro duro, un lavoro costante, un lavoro attento,
un lavoro che tutto sommato ci dovrebbe garantire. Loro fanno soprattutto il controllo dell'autocontrollo, cioè vanno a controllare chi non fa, le aziende che non fanno i controlli interni, perché è assurdo andare a fare controlli a campione su alimenti, per esempio vengono prodotti milioni di porzioni di pasta, non possiamo andare a controllarli tutti, e anche controllarle uno non ha senso, noi dobbiamo andare a controllare se funziona il sistema di controllo delle aziende, così abbiamo un controllo serio, e poi andiamo a controllare le allerte, quando c'è il pericolo immediatamente ci precipitiamo, andiamo a vedere se l'hanno ritirato e perché è successo. Quindi il sistema di controllo è un po' questo. Il NAS fa controlli anche in ambito, come dire, giudiziario. Se hanno fatto qualche errore, hanno anche violato qualche legge, hanno fatto qualche truffa. Quindi c'è un aspetto anche giudiziario che spesso le NAS non vedono. E poi ci sono altri organi di controllo. In sostanza i controlli in Italia funzionano bene. Noi mucca pazza l'abbiamo avuto pochissimo. L'Inghilterra ha sofferto molto per mucca pazza. L'influenza aviaria, tutta una serie di criticità, noi le abbiamo superate molto bene rispetto anche ad altri paesi europei. Quindi il sistema di controlli funziona. Speriamo che le ASL e le regioni abbiano i fondi per farli continuare a funzionare, perché il problema è quello della sostenibilità di un sistema. Oggi non sappiamo se i fondi sono tali da consentire questo controllo. Si parla di accorpamenti, di riduzione, e queste sono criticità. Senta, non voglio cambiare argomento, però dico, si parla di controlli, si parla di tossicità. Ho letto tempo fa che, abbiamo tutti quanti letto che in varie circostanze, ad esempio, sono stati bloccati giocattoli che provenivano dall'Estremo Oriente perché erano giocattoli che facevano del male ai bambini, sì, perché erano tossici, e quindi abbiamo letto che gli occhiali che spesso si vedono per strada sopra i teloni, questi occhiali addirittura farebbero male alla vista, anche quelli sono dei controlli che andrebbero fatti. Appunto sentiamo, molto spesso vengono bloccate le frontiere enormi quantità di giocattoli, di beni di varia natura perché sono considerati pericolosi per l'uomo. Ho citato giocattoli, sì, ho citato occhiali, ma ci sono molti altri. È vero, perché alcuni paesi in aperta concorrenza non hanno le stesse regole nostre. Noi abbiamo regole molto severe per la tutela del consumatore. Quando dice noi parla di Italia, parla di Europa. Noi ormai siamo Europa. Allora, è chiaro, lo devo chiarire anche per i telespettatori. È chiaro che in Italia e in Europa si sta molto attenti ai prodotti che raggiungono i consumatori. Quindi noi stiamo attenti che le scarpe non contengano cromo in quantità eccessiva, perché il cromo è un cancerogeno e fa venire le allergie. In altri paesi la scarpa bellissima viene fatta con alte quantità di cromo e noi ne abbiamo sequestrate varie paia, centinaia e centinaia di paia, che venivano da paesi lontani e che avevano... Addirittura le scarpe? Nelle scarpe, certo, il cromo era in contenuto abnorme, ma non è solo quello, cioè abbiamo gli ftalati nelle plastiche, abbiamo dei cosiddetti endocrine disruptors, che sono delle sostanze che hanno un'azione endocrina negativa, che spesso vengono usate in oggetti d'uso, nelle plastiche dei bambini. C'è un limite, per esempio i gonfiabili, i bambini vanno a giocare con i gonfiabili. Allora, se il gonfiabile non è un gonfiabile sicuro, quel gonfiabile quando lo mette in bocca cede ftalati, no? Il gonfiabile sono gli scivoli, i giochi, loro vanno, si rotolano, eccetera. Se questo gonfiabile cede ftalati, il bambino viene esposto a sostanze che sono plastiche, in sostanza, che sono però dei corruttori endocrini. E allora anche lì ci sono delle regole nella CE, regole che non ci sono in altri paesi. Bisogna pensare che in alcuni paesi l'amianto è ancora commercializzato. Se io vado su alcuni siti internet, mi posso prendere delle tegole di amianto che sono vietatissime in Italia, mi possono arrivare per posta e io mi metto le tegole d'amianto. Perché altri paesi non hanno le regole di sicurezza che abbiamo noi. Quindi il problema è, certo che costa di più il materiale in Italia, certo che il materiale che viene magari dalla Cina costa di meno, però il problema è che loro non hanno le regole nostre. Noi stiamo attenti
e quindi il materiale costa di più. E loro vendono a meno, però forse il materiale non è poi garantito così come garantito il nostro. Questo è il concetto. Dipenderà anche dal fatto che abbiamo cambiato alimentazione, dipenderà anche dal fatto che probabilmente mangiamo molti più zuccheri, facciamo una vita diversa, però anche l'Italia sta diventando un paese di persone, per così dire, obese, sovrappeso. Stiamo arrivando forse ai livelli americani, da dove ne vediamo certi signori, magari anche di colore, certe donne anche di colore, che sono abbastanza, come dire, grasse, ecco. Obese, ci sono al di là di quello studi, che poi può essere un grasso normale. Ci sono degli studi italiani, fatti proprio dalle ASL, Occhio alla Salute, eccetera, che dicono che la percentuale di bambini obesi sta crescendo ed è una percentuale critica. E bisogna fare tutta una serie di... Non è solo colpa delle merendine, no? Non diamo la colpa delle merendine. No, non è solo le merendine. È il fatto... Allora, io chiedo una cosa. Quanti bambini giocano a pallone per strada oggi? A parte che andrebbero sotto le macchine, insomma, appunto, cosa che una nessuno. Volta non succede. Ai miei tempi si giocava a pallone per strada, e qui si faceva moto. Adesso stanno con l'iPad, sono fermi, a guardare la televisione e giocano con l'iPad. Ma a parte questo, io ho fatto una conferenza in una scuola e ho detto ai bambini e agli insegnanti come bisognava mangiare, quali erano le cose idonee per non ingrassare. E poi l'abbiamo ripetuto questi cicli, abbiamo convinto. Poi a un certo punto... Il direttore della scuola ha messo un distributore automatico di merendine, che dava le merendine ai bambini, e i bambini si sono andati a prendere merendine rosse, gialle, verdi, e tutte quelle cose che noi in anni avevamo detto si sono tramontate. Quindi bisogna fare una politica accorta per evitare queste cose, cioè una politica trasversale, che non la può fare solo il Servizio Sanitario Nazionale, devono farle anche gli altri ministeri, l'industria, devono essere tutti consapevoli che questo è un problema che porta tanta spesa al paese, perché l'obeso è un ammalato vero, c'ha una serie di problemi, che prima o poi scoppiano. Per cercare di non diventare obesi, che tipo di dieta si può fare? Dieta mediterranea? Molti dicono mangiare gli spaghetti, due etti di spaghetti la mattina, aglio e olio. La dieta non si può fare in questo modo. La dieta va fatta calibrata sulle esigenze, sul moto, su quello che fa la persona. Va fatta ad hoc. Abbiamo centinaia di stregoni, io li chiamo stregoni perché con vari ammennicoli pensano di poter agire facendoti mangiare poco. E poi ci sono centinaia di persone serie e ci sono istituti che fanno molta attenzione a fare un equilibrio nella dieta. Il problema è che purtroppo non sono tante le strutture pubbliche che fanno assistenza, anzi direi che sono poche, specialmente nel Lazio. Al nord ce ne sono di più. Ci dovrebbero essere più strutture che fanno un'assistenza integrata agli obesi. Io ho visto delle strutture che fanno assistenza integrata agli obesi che ti curano la parte pneumologica, la parte cardiologica, la parte ortopedica, la parte nutrizionale, la parte psicologica, in uno il soggetto ricoverato gli viene fatta cambiare vita e dimagrisce bene. Devo dire che bisognerebbe pensare che oggi abbiamo bisogno di queste strutture. Il Servizio Sanitario Nazionale si deve far carico del fatto che gli obesi sono dei malati complessi e che se io dovessi assistere un obeso non curato dovrei pagare un ricovero per la cardiologia, un ricovero per il diabete, un ricovero per l'artrosi un giorno, oppure forse anche una protesi. Allora vale farlo dimagrire, spendiamo per farlo dimagrire in qualche modo, facciamo attenzione a questo aspetto. È una questione che spesso si trascura a livello dei decisori pubblici. Come ci possiamo difendere? Come si può difendere il consumatore per trovare questi cibi più possibile naturalmente sani, che non diano altri problemi, per evitare di diventare, ecco, di mangiare delle cose che poi alla fin fine ci fanno diventare obesi? Quindi quali sono le nostre difese? Allora, intanto seguire delle semplici regole di informarsi sui prodotti. Non prendere dagli scaffali quello che vedono a minor prezzo e basta. Il prezzo è sicuramente una cosa alla quale sono costretti a obbedire, ma comunque siano oculati e guardino di che cosa si tratta, di quali sono le garanzie, che cosa contiene. La prima cosa. Beh, per esempio, quando andiamo a comprare la frutta, non leggiamo viene dall'Argentina, viene dalla Spagna, viene da Israele e così via.
ci sono dei paesi, no? Allora la frutta, io consiglio di prendere la frutta di stagione. Consiglio di prendere la frutta di stagione, perché la frutta che non è di stagione è comunque una frutta che viene da un ma paese. Ma comunque viene dalla Spagna, magari straniero. Dove fa caldo e quindi dove viene da un paese in questo straniero. Momento sono le fragole, so. No? Sì, ma se viene da un paese del terzo mondo, qualche problema di contaminazione di quella frutta io me lo essere. Pongo. È vero che c'è l'HACCP e quindi il fruttivendolo sarebbe portato a fare delle valutazioni, ma sai, i fruttivendoli spesso queste valutazioni le fanno in modo un po' approssimato. Quindi ecco, essere oculati. Il primo problema è essere oculati. Il secondo è seguire un po' quello che dice anche la stampa o le associazioni. Ci sono delle cooperative che fanno, delle cooperative, dei mercati, delle catene alimentari che fanno l'alimentazione, dell'alimentazione etica una loro vision e una loro mission. Beh, insomma, incominciamo a seguire queste cose. Alimentazione etica significa che pagano giustamente il prodotto, che non fanno sconti drammatici, che non mettono in ginocchio i produttori e che non prendono cose tutto sommato anche alterate che costano meno. E quindi incominciamo a seguire queste cose. Ci sono tante piccole cose che si possono fare. E poi ecco, cerchiamo di far sì che i decisori pubblici contino sempre di più sulla prevenzione, più che sulla cura. Che è importante, perché poi si risparmia, sì, alla, si risparmia. Alla fine del tracciato risparmia. Del tracciato noi non possiamo avere 100 ospedali con cardiochirurgie perché abbiamo tutti gli infarti negli obesi. Forse è meglio che abbiamo un ospedale che ci cura gli obesi e una cardiochirurgia, no? Alla fine il discorso in termini chiari è questo: stiamo facendo tante cose per acuti, ma facciamo qualcosa dove si parli veramente della prevenzione. La prevenzione tutti ne parlano, tutti si riempiono la bocca, però in realtà in termini di efficacia nessuno poi la persegue, perché la prevenzione non dà voti. Se io ho fatto una cosa di prevenzione, ma se io ho salvato 3 persone, quelle lì portano un ritorno a colui che... In termini di immagine, in termini di... Certo, la prevenzione è silente. La prevenzione si fa con la vaccinazione. La prevenzione si fa in silenzio, andando a controllare metodicamente le cose. La prevenzione non è eclatante. Noi siamo portati, questo paese è portato a vedere più le cose eclatanti che le cose che invece devono funzionare, devono essere costruzione per il futuro. Noi non costruiamo per il futuro, facciamo dei splendidi castelli di sabbia e il giorno dopo buttiamo giù. Invece dovremmo costruire delle cose concrete per il futuro in silenzio, con dei muratori che non hanno l'onore dei giornali. Questo bisognerebbe capire in questo paese. Sono molto belle queste frasi, professore, che lei sta dicendo. Vorrei dire, quindi, obesi e anche anziani. No, perché qui si dice cavalli... non solo politica, quindi cioè, in qualche modo. No, dico, i cavalli di battaglia di questa trasmissione sono anche gli anziani. Quindi obesi e anche, soprattutto gli anziani, dovrebbero essere aiutati un po' di più nel percorso di questa, visto che si stanno avvicinando al confine della vita. Allora, e invece mi sembra che anche lì non ci sono strutture idonee per... Io, si portano agli ospedali... Io non riesco a capire una cosa. Io non riesco a capire una cosa. L'anziano che cosa vuole? L'anziano vuole stare a casa ed essere accudito. Giusto? Certo. Non vuole andare in un posto estraneo. In certi casi, però, costretto in 2 metri quadri. Ecco. Allora io mi chiedo, ma perché non favoriamo l'assistenza domiciliare? Facciamo stare gli anziani a casa? Perché aiutiamo le famiglie che spendono? Perché è molto costoso, ci vuole molto personale. Non è vero, non è vero, non è affatto vero. Perché se un anziano mi costa 300 euro al giorno in ricovero, che sono per 9.000 euro al mese, io alla famiglia gliene do 2.000, la famiglia me lo tiene come un re. Perché io risparmio Stato e la famiglia investe quei soldi perché compra presidi, compra assistenza. Cioè, poi io magari lo controllo. Fa venire il fisioterapista, fa venire certo, allora, altri, allora dei 9.000 euro, dei 9.000, flebo, no? Dei 9.000 euro, io 2.000 li do alla famiglia e 2.000 li devolvo a un'assistenza domiciliare. Gli mando 2.000 euro al mese per fare fisioterapia a casa. Qual è il problema? Ogni giorno un'ora ci va il fisioterapista. Si può fare, mettendosi a fare diciamo i conti economicamente, viene fuori un risparmio enorme. Il problema è che non si vuole fare perché ci sono degli interessi dietro questo sistema. Noi stiamo facendo gli interessi di pochi, che sono i gestori
delle riabilitazioni piuttosto che l'interesse degli anziani che vorrebbero stare a casa e vorrebbero qualche soldo in più per stare meglio. Allora, qual è il problema? A chi dobbiamo, che cosa dobbiamo fare in questo paese? Dobbiamo continuare a fare cliniche per la riabilitazione dove dei investitori che giustamente vogliono guadagnare, quindi guadagnano loro, ma non guadagna l'anziano. L'anziano ci rimette perché lo eradichi da casa sua, lo metti in 2 metri quadri con un orario che lui non accetta, mangiando alle 11:30 e andando alla cena alle 6 del pomeriggio. Allora, e alle 8 lo metto a letto. Ma io mi chiedo, chi lo vorrebbe fare questo? Allora forse bisogna un po' vedere le cose in un'ottica diversa. Cambiamo paradigma, mettiamoci dal lato degli anziani. Io sto diventando anziano, incomincio a capire, ma sti poveri disgraziati. Perché non mi danno 2.000 euro in più al mese? Scusa, dateglieli a loro, poi li controlliamo, perché se loro poi se li spendono per comprarsi un anello, no. Però certo io li vado a controllare, vado a vedere come l'hai spesi, mi fai vedere le fatture, eccetera. Però voglio dire, io risparmierei come Stato, non affollerei gli ospedali, non affollerei l'RSA, anzi, voglio dire, farei un po' come in altri paesi dove gli ospedali sono vuoti. Perché? Pur qua. Perché c'ho l'assistenza domiciliare negli altri paesi. La prossima volta ci dirà anche perché gli ospedali sono vuoti nelle altre parti, forse che li curano meglio a casa o c'è un altro tipo di struttura. E questo ne parliamo con i medici di famiglia. Questo riguarda un'altra trasmissione. Grazie al professor Agostino Messineo, che ci ha parlato di tante cose questa sera, dell'igiene dei cibi, degli obesi, degli anziani. Speriamo di averlo presto qui in trasmissione per continuare questi discorsi che sono di estremo interesse per tutti noi. Ringrazio naturalmente voi per il cortese ascolto. Ci vediamo tra un'altra puntata di Non Solo Politica, speciale medicina. Buonasera, arrivederci.